Ora è il momento della confessione. Lei ha un minuto, guardando in camera, per mandare un messaggio a Bettino Craxi, magari per dirgli qualcosa che non le ha detto. Grazie, Sandra. Grazie a lei. Allora, caro Bettino, io ho fatto un sogno. Ho visto questa immagine bellissima che si allontanava di te con questo cavallo bianco, Anna e i tuoi figli piccoli sopra. Era un sogno meraviglioso, così chiaro, così nitido. Non ho fatto in tempo a raccontartelo. E poi ti voglio dire che io ti amo molto, che molti italiani ti amano tantissimo. Che la stragrande maggioranza delle persone ti rimpiange e ti ricorda come un grandissimo uomo. Ecco, spero di averti regalato un sorriso lassù dove sei. O poi, prima o dopo, ti raggiungo e poi queste cose te le racconto di persona. Bettino, grazie, grazie per esserci stato, grazie per essere stato come sei, come eri. Grazie ancora.